quello di entrare ad esaminare un fondo a gestione diretta e nello specifico entreremo a guardare il regolamento che ha istituito il programma Europa Creativa. Dopodiché, una volta diciamo esaminato questo regolamento e visto come fatto, andremo a vedere invece il nuovo regolamento, cioè la proposta del nuovo regolamento di Europa Creativa e anche qui andremo a vedere appunto quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici di questo programma e poi passeremo invece all'analisi dei formulari sia di programmi a gestione diretta che di programmi invece a gestione indiretta. E se riusciamo, proviamo diciamo anche a vedere cosa significhi progettare nell'ambito appunto culturale, quindi entreremo più nel vivo di quello che è la progettazione. Allora, come vi dicevo prima, entriamo quindi a vedere il regolamento che istituisce il programma Europa Creativa, come composto e come nasce. Come nasce, forse ve l'ho già anche spiegato, nasce dalla volontà appunto della proposta da parte della Commissione Europea che una volta consultati gli stakeholder europei va a concepire questo programma e programma che poi viene istituito tramite un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio. Nasceranno nel 2021 altri programmi. Per quanto riguarda il programma Europa Creativa, possiamo dire che è un programma che assomiglia molto a quello che sta per terminare. Comunque, esaminiamo da vicino come è fatto il regolamento. Perché entriamo nel vivo dell'analisi del regolamento? Perché voglio che impariate comunque a capire come è fatto e perché la prima cosa che si dovrebbe fare nel momento in cui si decide di scrivere un progetto e di presentarlo all'interno di un programma specifico dell'Unione Europea è quello di leggere appunto il regolamento che ha istituito il programma stesso. Anche perché la Commissione Europea, soprattutto il valutatore che andrà quindi a leggere il vostro progetto, vuole trovare all'interno del progetto che presentate i contenuti del programma e quindi è importante capire cosa contiene il programma stesso. Intanto il regolamento ha tutto un preambolo in cui in pratica il Parlamento e il Consiglio cosa dicono? Dicono, cioè praticamente prendono atto delle proposte fatte dalla Commissione e soprattutto proposte ovviamente di natura politica e quindi raccontano come è avvenuta la consultazione e quali sono le politiche europee alla base. E subito troviamo un riferimento che riguarda ovviamente la strategia di Lisbona, perché una delle politiche e le tre priorità di cui avevamo parlato anche la volta scorsa viene ovviamente ripresa subito all'interno del preambolo, che è quella di inserire questo programma all'interno di queste tre priorità. Quindi lo sforzo che si sta facendo attraverso il preambolo che istituisce il programma è proprio quello di dire in che modo questo programma contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. E qui infatti cosa si dice? Che a tale proposito i settori culturali rappresentano delle idee innovative, dei servizi che sono in grado di incrementare i posti di lavoro, quindi di contribuire sicuramente alla crescita europea e quindi è importante che all'interno di questa strategia vi sia un programma come Europa Creativa in grado appunto di contribuire in maniera seria al raggiungimento delle priorità contenute nella strategia. Dopodiché, una volta diciamo delineate tutte le politiche europee, il regolamento entra nel vivo di quello che è appunto di quelle che sono le linee, cioè gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici del programma stesso.
l'articolo 1 ci parla di durata, quindi ci dice fino a quando il programma è attivo, fino al 31 dicembre del 2020, come vi ho detto prima. Vi dà le definizioni che poi si ritrovano all'interno del regolamento stesso. E poi comincia, come vi ho anticipato, a parlare di obiettivi generali e di obiettivi specifici. Quindi gli obiettivi generali sono appunto quelli legati alla protezione, allo sviluppo, alla promozione delle diversità culturali, alla competitività dei settori culturali e a favorire dei modelli di business che abbiano appunto come fil rouge il tema culturale, andando a tenere in considerazione l'aspetto del valore aggiunto europeo. Perché è importante seguire, diciamo, come fatto, come un regolamento che istituisce un programma? Perché comunque la Commissione europea, quando presentiamo un progetto europeo, vuole ritrovare all'interno del nostro progetto, il progetto che presentiamo, quanto ha dichiarato con l'istituzione del suo programma. Quindi il nostro progetto conterrà di fatto degli obiettivi generali, degli obiettivi specifici, il valore aggiunto europeo e ovviamente le azioni. Valore aggiunto europeo, che soprattutto per un programma come Europa Creativa è fondamentale. Vedete che infatti nel regolamento, ancora prima di delineare le azioni e l'articolazione del programma, vi è un articolo proprio specifico sul valore aggiunto europeo, che comunque il valutatore tramite, cioè la Commissione tramite i valutatori che andranno appunto a leggere il contenuto del nostro progetto, vuole sentirsi raccontato. Come viene delineato il valore aggiunto europeo? Attraverso appunto degli aspetti transnazionali, quindi delle azioni che vanno proprio a creare e a mettere in contatto cittadini di stati europei diversi, allo sviluppo della cooperazione, quindi transnazionale, tramite la creazione e l'istituzione anche di reti transnazionali legate all'ambito culturale. E al sostegno, no, legato a dei finanziamenti aggiuntivi che comunque il beneficiario di questo programma deve trovare quando presenta il suo progetto, e soprattutto anche al fatto di andare a includere, come ci dice al punto D, anzi ve lo leggo perché è importante. Quindi il valore aggiunto europeo viene contraddistinto attraverso la creazione di condizioni di maggior parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e o dei paesi e delle regioni ad area geografica o linguistica limitata. Questo aspetto è fondamentale, per questo che vi dico di leggere comunque sempre molto attentamente i regolamenti che istituiscono i programmi, perché all'interno del regolamento di Europa Creativa vengono poste le basi affinché, cioè, noi possiamo già farci un'idea di quali sono i partner che possiamo andare a individuare all'interno del nostro progetto. Perché se al punto D il Parlamento e il Consiglio ci dicono che all'interno del programma dobbiamo andare praticamente a tenere presente quei paesi che hanno bassa capacità di produzione, qui si riferisce al sottoprogramma Media, ma soprattutto di regioni ad area geografica o linguistica limitata, ci dà comunque un input perché noi quando presentiamo, scriviamo il nostro progetto, ci orientiamo a individuare dei partner progettuali che provengono da regioni, da aree geografiche comunque, che un po' più svantaggiate rispetto a noi, in cui la produzione culturale è sicuramente più limitata. Quindi questo va a darci proprio l'indicazione che nel nostro progetto è bene anche includere quindi dei partner che facciano parte di aree geografiche più svantaggiate, comunque
abbiano, diciamo, meno sviluppate delle azioni in ambito culturale. Poi all'articolo 6 cosa fa? Entra praticamente a delineare quali sono, come è strutturato il programma e quali sono i sottoambiti attraverso i quali il programma che si muove. Quindi abbiamo un sottoprogramma media, un sottoprogramma cultura e un sottoprogramma che riguarda l'ambito transettoriale. I loghi, va bene, possiamo fare a meno di soffermarci sui loghi e quello che ci interessa, io andrei subito a farvi vedere il sottoprogramma che riguarda la cultura, che vi interessa sicuramente di più forse dell'audiovisivo, lo potete leggere comunque da soli, e nell'ambito, diciamo, del sottoprogramma cultura individua le priorità. Queste priorità sono assolutamente da focalizzare fin da subito perché ci dicono cosa possiamo presentare all'interno del nostro progetto. Perché nelle priorità individuate in questo programma che si sta per concludere, la Commissione ha proposto, che il Parlamento e il Consiglio quindi hanno accettato, di andare a sostenere delle azioni che riguardano quindi il miglioramento del know-how da parte degli operatori culturali, ma anche azioni legate allo scambio, alla mobilità degli operatori culturali e alla creazione di reti. Quindi ciò significa che se tra le priorità troviamo appunto miglioramento del know-how piuttosto che promozione della mobilità, vuol dire che all'interno del nostro progetto sarebbe buona cosa tenere in considerazione azioni specifiche legate proprio alla mobilità di noi stessi come proponenti o di partner nostri. Perché l'idea è proprio quella di andare a sostenere la circolazione quindi della cultura attraverso l'organizzazione di manifestazioni internazionali, ma anche la circolazione della letteratura europea, no? E andare anche a sostenere lo sviluppo di un pubblico interessato a queste opere culturali e creative europee e soprattutto far conoscere il patrimonio europeo tramite queste opere. Poi, per quanto riguarda, diciamo, le misure di sostegno, sono praticamente quelle misure che vanno a supportare il sottoprogramma cultura e che fanno sì che il progetto che noi andiamo poi a scrivere sia ancora più articolato. Infatti ci parla appunto di cooperazione transnazionale, del fatto di andare a creare praticamente delle reti delle reti europee legate all'ambito culturale. Poi, un altro aspetto importante da considerare quando si legge un regolamento è l'aspetto della coerenza e della complementarità delle azioni, nel senso che sia nel programma che sicuramente nel nostro progetto vi deve essere una coerenza rispetto a che cosa? Una coerenza rispetto alle politiche dell'Unione Europea, ovviamente, e alla strategia 2020. E la complementarità legata alle azioni che andiamo comunque a sviluppare attraverso questo programma che il valutatore si può sentire raccontate quando appunto presentiamo un'idea progettuale. E la stessa commissione lo fa perché comunque nell'istituzione del programma ci dice queste azioni che sono all'interno del mio programma che si chiama Europa Creativa sono comunque complementari a azioni legate ad altri programmi come l'ambito dell'istruzione, l'ambito della ricerca, l'ambito del turismo, su cui la Commissione ovviamente ha anche stanziamenti specifici, ma è importante comunque sempre citare la complementarità, che è un aspetto che il valutatore comunque guarda e di cui tiene assolutamente conto.
Quindi sempre, deve essere sempre comunque presente l'aspetto della complementarietà. Dopodiché ci parla praticamente della comunicazione di questo programma, il fatto che venga comunque divulgato. Poi altro aspetto importante da andare a individuare quando si legge un regolamento è l'aspetto delle disposizioni finanziarie, che abbiamo già visto nel primo modulo andando praticamente ad esaminare il bilancio dell'Unione Europea e che viene qui ripreso, nel senso che qui, essendo il regolamento che istituisce il programma, ci dice la dotazione economica su tutti i 7 anni. Ma soprattutto ci dice un'altra cosa di particolare importanza, vale a dire su cosa posiziona a livello percentuale gli stanziamenti. Il 56% viene stanziato sul sottoprogramma media, quindi quello che va praticamente a finanziare i film e i video, lo scambio praticamente di opere legate alla creazione di film, di video, eccetera. Il 31% invece al sottoprogramma cultura e il 13% all'aspetto invece del transettoriale e il 4% alla cooperazione specifica. Quindi vedete che a partire, diciamo, dagli stanziamenti e dalle distribuzioni percentuali tramite sottoprogrammi si può avere fin da subito un'idea su quale, diciamo, sottoprogramma puntare. Anche perché la cosa che assolutamente va evitata quando scriviamo un progetto è di aspettare che venga appunto pubblicata la call for proposals. Noi possiamo scrivere la nostra proposta basandoci su questo regolamento o su di un altro programma che ci interessa. Non abbiamo bisogno di andare praticamente a leggerci il bando, quando sarà pubblicato, ci aiuterà a delineare più nello specifico le azioni. Quello che dobbiamo assolutamente fare è quello invece di andare a leggerci bene quali sono le politiche che vanno a finanziare il nostro ambito, che lo coprono e quali sono appunto co come articolato il programma sul quale vogliamo puntare il nostro finanziamento, il nostro progetto. Il nuovo regolamento, appunto, nasce ovviamente una proposta, quindi, però ci tenevo a farvela vedere perché da questa proposta poi non è nata una controproposta, nel senso che di fatto, visto che siamo vicini alla chiusura alla fine, diciamo, del 2020, è facile che questa proposta diventi poi il regolamento del nuovo programma a partire dal 2021. Questa proposta nasce dopo la consultazione da parte della commissione degli stakeholder che lavorano nell'ambito culturale. I nuovi 7 anni di Europa Creativa nascono da delle problematiche che sono state evidenziate dagli stakeholders che sono stati coinvolti nelle consultazioni. E quali sono queste problematiche? La prima, appunto, la diversità, la pressione sulle diversità sul patrimonio culturale europeo, cioè il fatto che comunque ci sia molta più competizione a livello di paesi terzi, soprattutto dagli Stati Uniti. E quindi la volontà della Commissione è indubbiamente quella di far conoscere il patrimonio europeo e entrare, tra virgolette, in competizione con gli Stati Uniti attraverso la valorizzazione del patrimonio europeo. Poi un altro aspetto importante che vi sottolineo è la difficoltà a raggiungere il pubblico e a garantire l'inclusione sociale. Il vostro progetto in questo caso deve partire proprio dal riuscire a risolvere una tra queste problematiche, che il programma vi mette a disposizione i fondi, però se già rientrate in una di queste problematiche nel vostro agire quotidiano, significa che questo è il programma praticamente giusto. Anche perché nel presentare un progetto all'interno di Europa Creativa andate nella direzione che vuole, che chiede la Commissione europea. Quindi ci dice che un altro problema, appunto, difficoltà di garantire l'inclusione sociale,
difficoltà di andare praticamente a formare in maniera esaustiva gli operatori che lavorano nell'ambito della cultura, e poi la difficoltà a creare un mercato unico delle opere, cioè digitale delle opere. Dopodiché, cosa fa all'interno, diciamo, di questa proposta progettuale? La Commissione entra nello specifico, come abbiamo visto prima, a delineare quelli che sono gli obiettivi del programma, ancora una volta, no? Infatti, in questo caso, il nuovo programma Europa Creativa prevede due obiettivi generali, quindi da un lato andare praticamente a promuovere la cooperazione europea in materia appunto di diversità culturale, linguistica e di patrimonio culturale e rafforzare la competitività dei settori. E lo fa tramite degli obiettivi specifici che sono appunto qui elencati, legati ovviamente allo sviluppo e alla promozione della cooperazione, ma non solo, anche alla promozione di azioni innovative. I sottoprogrammi sono tre, sono il sottoprogramma cultura, il sottoprogramma media che riguarda l'aspetto appunto audiovisivo. E il sottoprogramma o sezione transettoriale che riguarda appunto le attività trasversali tra i settori culturali e creativi. L'aspetto appunto culturale va descritto con le sue priorità, quindi quali sono le priorità della nuova sezione cultura o sottoprogramma cultura? Sono quelle appunto di andare ancora una volta ad aumentare la capacity building degli operatori, ad andare a sviluppare, a mettere, diciamo, più in contatto gli operatori del settore, ma non solo, anche le istituzioni, gli enti che lavorano nell'ambito culturale, e andare a promuovere l'inclusione sociale e la resilienza tramite la cultura, il patrimonio culturale. E andare anche a contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni internazionali. E poi c'è questa sezione transettoriale che viene comunque incrementata, che va più nella direzione legata al potenziamento di approcci innovativi, sempre legati ovviamente alla tematica culturale. Ovviamente andando praticamente a lavorare sempre di più a potenziare l'aspetto digitale, che è un altro delle tematiche a cui la Commissione tiene molto. Dopodiché, altro aspetto, come vi ho detto prima, nel regolamento di istituzione del programma Europa Creativa, da considerare l'aspetto appunto finanziario, quindi quanti soldi saranno stanziati dal 2021 al 2027. Lo trovate all'articolo 7. Dopodiché, vedete che l'aspetto di cooperazione internazionale che vi stavo appunto adesso elencando viene proprio inserito all'articolo 8, quindi paesi terzi associati al programma, e qui vi dice quali paesi possono comunque contribuire scusate, alla presentazione del mio progetto. Quindi il discorso che vi facevo prima, non ho la necessità di aderire o di presentare un progetto in ambito di cooperazione internazionale, se voglio lo posso fare come complementare, però come progetto complementare a un progetto che io presenterò nell'ambito di Europa Creativa, avendo come paese partecipante, per esempio, mi viene solo la Turchia oggi, la Turchia. Quindi è un aspetto importante perché fino a questo momento non c'era, quindi va assolutamente tenuto in considerazione. Allora, quello che vi volevo far vedere è un bando che riguarda appunto un finanziamento all'interno di Europa Creativa, ovviamente questo è il nostro ambito e questo è quello che andremo a vedere. E, è un bando che è chiuso, però non ci interessa che sia chiuso. Mi interessa che voi capiate come si legge un bando, di fatto.
intanto bando si chiama, lo troverete spesso e volentieri, quindi dobbiamo familiarizzare con questo termine, call for proposals. Questo riguarda l'audio-video, però comunque, ripeto, mi interessa la struttura, non il contenuto. Come è fatto un bando? Allora, il bando, intanto come il programma, si riferisce alle politiche dell'Unione Europea, anche il bando riprende i contenuti del programma stesso. Quindi nell'introduzione ovviamente non può far altro che riprendere quello che il programma contiene, il programma in questo caso Europa Creativa. Dopodiché entra nello specifico e individua subito gli obiettivi e non solo gli obiettivi e le tematiche che va a finanziare con questo bando. Il focus che deve essere tenuto in considerazione, che assolutamente deve essere considerato, perché se presento un progetto che non tiene in considerazione questi aspetti, il valutatore non lo fa passare, assolutamente. Dopodiché, sempre diciamo proprio nelle prime pagine del bando, troviamo un'altra informazione molto importante che è legata al partenariato. Vi ho già spiegato che essendo un bando che viene finanziato con fondi europei a gestione diretta, io ho bisogno di creare un partenariato e il bando mi dice quanti partner devo andare a individuare. In questo caso mi dice che devo avere tre partner da tre differenti paesi. Quindi è importante, e questo è fondamentale, perché se ovviamente io non rispetto quello che mi dice il bando, il mio progetto non viene finanziato. Dopodiché, un altro aspetto fondamentale è cioè è un indicatore che ci viene prescritto qui. Cioè, il bando mi dice che cosa si aspetta che il mio progetto faccia, contribuisca a fare. Quindi, se io non contribuisco con il mio progetto a raggiungere quello che c'è scritto nel bando, vuol dire che sono fuori tema ed è inutile che presento il mio progetto. Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione quando scriviamo un progetto, prima ancora, diciamo, di metterci, appena viene pubblicata la call, da guardare assolutamente la tempistica, perché ovviamente, vi ho detto prima, non aspettiamo che venga pubblicato il bando, possiamo scrivere comunque il nostro progetto, ma quello che dobbiamo fare nel momento in cui viene pubblicato il bando è sicuramente andare a vedere la tempistica. Quindi quello che in gergo si chiama appunto il Gantt del progetto stesso, quindi il cronoprogramma del progetto, io lo posso fare in maniera più dettagliata nel momento in cui viene pubblicato da parte della commissione il bando stesso, perché questo timetable che abbiamo qui davanti stabilisce e detta le tempistiche del mio progetto. Perché cosa troviamo? Innanzitutto ci dice che la valutazione dei progetti avverrà tra giugno e settembre. E questo dà un'indicazione di quando può iniziare il mio progetto, perché mi dice che il grant agreement con la commissione io lo posso sottoscrivere a novembre 2020. Vuol dire che è lo starting date non può, del mio progetto, quindi io non posso iniziare prima del 1 gennaio del 2021 a realizzare le mie azioni. E questo è fondamentale nei termini in cui io vado a definire le azioni e a spalmarle in un arco temporale. Quindi questo è un altro aspetto da tenere assolutamente presente quando scriviamo il progetto. Quindi la tempistica, le tempistiche che vengono dettate e sono contenute all'interno del bando. Altro aspetto super importante è legato al finanziamento. Quanti soldi vengono messi a disposizione attraverso questa call? Perché questo ci fa capire che cosa? Ci fa capire se effettivamente, prima ancora di presentare il progetto, io avrò più chance o meno chance che venga finanziato. Perché nel momento in cui il budget è molto stringato, quindi trovo un budget di 200.000 euro,
E la concorrenza è abbastanza spietata, stiamo parlando di 27 paesi che partecipano. Io so fin da subito che le mie chance di raggiungimento del finanziamento sono comunque ridotte rispetto invece a un finanziamento molto più ampio, come in questo caso. Vuol dire che su questo bando la Commissione ha fatto un ragionamento diverso, vuole finanziare più progetti. E quindi forse varrebbe la pena di tentare, no? Se invece vedo che il final budget della call è veramente esiguo, a questo punto bisogna considerare bene se farlo o non farlo, cioè se presentare o non presentare il progetto. Altro aspetto fondamentale è legato ai partner, cioè a chi può presentare la proposta. Di fatto qui fa un elenco, diciamo, del beneficiario e dei partner di progetto. È un elenco che è un po' più specifico rispetto al regolamento, perché anche il regolamento contiene chi è beneficiario del programma. In questo caso ovviamente la commissione entra più nel dettaglio di chi deve essere beneficiario, non può, deve, e soprattutto quali sono praticamente i territori ammissibili. Vedete che parla comunque di stati europei, ma anche di stati non europei, e vi dà lui, cioè vi dà lei l'elenco di quegli stati con i quali possiamo lavorare, che fino a questo momento, ripeto, non sono e non spaziavano troppo in ambito africano o asiatico. Sembrerebbe invece che con il nuovo programma Europa Creativa si possa invece includere paesi non europei di più ampia portata. Ancora una volta ci dice che è fondamentale un partenariato con almeno tre partner e tre paesi europei, dopodiché ci dice anche qual è l'ambito di attività su quali andare a lavorare, visto che si parla di audio-video, qui dà praticamente le tematiche legate all'audio-video che devono essere comunque materia del mio progetto. Altro aspetto fondamentale, che comunque è collegato a quello che abbiamo visto prima, cioè questa tabellina qui che detta un po' le regole di quando possiamo iniziare il nostro progetto, quindi sempre collegate al nostro Gantt, in cui andiamo a riportare le tempistiche, è indubbiamente, adesso non lo trovo più, ovviamente sono troppo sotto, è indubbiamente la durata. Allora, in tutti i bandi troviamo ovviamente una durata e questa durata è quella che dobbiamo assolutamente osservare. Qui ci dice che il nostro progetto deve avere una durata al massimo di 18 mesi e quindi le attività devono comunque avvenire in quell'arco temporale qui riportato. Quindi se io vado oltre 18 mesi, il valutatore, anche se ho scritto il progetto più innovativo di questo mondo, è facile che non approvi il progetto stesso, proprio perché sono andata al di fuori delle tempistiche che vengono qui indicate. Altro tema fondamentale da tenere in considerazione quando scriviamo il progetto. Allora, vi ho detto prima che quando scrivo il mio progetto non ho bisogno che questa call venga pubblicata, cioè che la call sia pubblicata. La call vedete che contiene proprio gli elementi specifici che non sono altro che la rappresentazione di quello che abbiamo letto prima nell'istituzione del programma Europa Creativa. Ma quello che assolutamente dobbiamo, nel momento in cui siamo stati bravi, quindi abbiamo preparato la nostra idea progettuale, l'abbiamo tenuta lì ferma nel nostro cassetto, dobbiamo assolutamente andare a vedere se rientrano quelli che sono gli elementi, i criteri di valutazione. Perché il nostro progetto, la prima cosa proprio da fare nel momento che abbiamo buttato giù l'idea progettuale, è capire se in effetti assecondiamo questi criteri di valutazione. Perché i criteri di valutazione ci danno subito un'idea e ci fanno subito capire se il progetto ha la possibilità di essere finanziato oppure no. E soprattutto ci dicono su quali punti dobbiamo più insistere nel progetto.
Qui la rilevanza, quindi l'aspetto peculiare su cui la commissione punterà, quindi il valutatore guarderà, è relativa all'aspetto, al valore aggiunto europeo. Quindi al valore aggiunto europeo vengono dati comunque 40 punti e quindi significa che devo assolutamente puntare sul rafforzamento del valore aggiunto europeo. Valore aggiunto europeo che viene dato sia dal valore stesso, diciamo, dell'innovazione, della metodologia innovativa che inserisco nel progetto, ma sia anche la tipologia di partenariato, quindi quanto vasto è il mio partenariato e se sono riuscito ad inserire più territori possibili, quelli che interessano a quelli, come vi dicevo prima, che dal punto di vista, culturale sono più svantaggiati. Dopodiché, dopo diciamo, aver dato un punteggio importante sul valore aggiunto europeo, il valutatore terrà conto ovviamente dei contenuti delle attività, quindi della qualità del ragionamento che viene fatto tra la proporzionalità tra costi e benefici del progetto e ovviamente sull'indicatore, che è un altro aspetto da tenere in considerazione che vedremo nel prossimo modulo, quello dopo ancora. Altro aspetto, diciamo, importante su cui vengono dati parecchi punti è l'impatto che vi è legato alla comunicazione, alla disseminazione dei risultati. Quindi ciò significa che quando scrivo il mio progetto e lo voglio presentare nell'ambito di questo bando, io devo prevedere un piano di comunicazione importante perché so che il valutatore su questo punto andrà a dare un punteggio che fa la differenza, quindi non posso tralasciare questo aspetto e il bando me lo sta dicendo. Per questo che dico, quando viene pubblicato il bando è importantissimo mettersi lì e leggerlo riga per riga più volte e proprio estrapolare gli aspetti più importanti che devono assolutamente essere presenti nel mio progetto, fare una sorta di checklist in modo tale che poi, quando ho scritto il progetto, io riprendo quelli che sono i contenuti di questo bando, di questo call, di questa call e provo a vedere se effettivamente ho risposto o non ho risposto quello che il valutatore si può sentire dire. Se non ho risposto, vuol dire che non ci siamo e è anche inutile che presento il mio progetto. Ok? Questa è la tabella riassuntiva praticamente degli aspetti valutativi che abbiamo appena visto. Poi ovviamente parla della capacità finanziaria, un altro aspetto importante che troveremo anche negli altri bandi, perché ovviamente i finanziamenti vengono erogati da un ente che vuole avere la certezza che della solidità del beneficiario. Quindi chiede che ovviamente ci sia questa certezza e se non siamo una pubblica amministrazione la solidità deve essere dimostrabile tramite i bilanci, no? Ma anche la propria capacità di progettare. Nel senso che più delle volte, lo vedremo dopo in un formulario, la Commissione chiede di raccontare l'esperienza che abbiamo avuto in ambito europeo, se l'abbiamo avuta. Vabbè, queste sono le esclusioni, il fatto di non poter essere inclusi per una serie di motivi, ovviamente, questi li possiamo lasciare da parte perché ci interessano, ma fino a un certo punto. L'unico formulario cartaceo che poi è uguale a quello che dobbiamo andare a presentare quando presentiamo il progetto che ho trovato, è quello che adesso vi faccio vedere e che riguarda appunto un bando di cooperazione internazionale, ma non mi interessa comunque il bando, mi interessa che capiate appunto come è fatto il formulario. Allora, proprio perché riguarda la cooperazione internazionale, perché praticamente avviene la candidatura, quindi la presentazione del nostro progetto, avviene in due step. La Commissione tende comunque ad ammettere la presentazione di progetti in due step quando all'interno di programmi abbastanza complessi.
I programmi di cooperazione internazionale non sono assolutamente semplici e per questo motivo, prima ancora di presentare tutto il progetto, la Commissione ammette che venga presentata prima la proposta, cioè l'idea progettuale. Se poi l'idea progettuale viene esaminata e piace, diciamo, al valutatore, il proponente può poi presentare l'intera proposta progettuale. Quindi adesso praticamente vedremo due formulari. Il primo formulario che contiene appunto il concept note, che poi è molto simile a quello che è il formulario dell'idea, diciamo, del progetto. Quindi, quando noi presentiamo il nostro progetto, cosa deve contenere il progetto? Il progetto, cioè il formulario, cosa ci chiede che venga scritto? In questo caso il concept note ci chiede una sorta di riassunto di quello che è il progetto stesso, fino a un certo punto. Allora, intanto dal punto di vista del budget non ce lo chiede ancora, cioè ci dice soltanto quanti soldi stai chiedendo a me, commissione. E qui fai una stima, diciamo, del budget di progetto, perché essendo questo un concept note, quindi non ancora il progetto vero e proprio, mi chiede quanto è il costo totale del progetto e quanto finanziamento sto richiedendo. Dopodiché, però, vuole subito sapere se la mia tematica risponde a quelli che sono gli obiettivi del bando stesso e delle politiche dell'Unione Europea. Poi entra nello specifico dei target, quindi mi dice quali target, quali beneficiari diretti e indiretti le mie azioni fanno riferimento. Ancora una volta troviamo gli elementi legati al valore aggiunto europeo, che devono sempre comunque esserci, anche se sto scrivendo una concept note. E poi c'è tutta una parte che è legata all'aspetto dei partner di progetto e perché comunque agendo in un ambito di cooperazione internazionale mi chiede proprio già di delineare quali sono i progetti, perché ancora una volta vi ricordo che questi sono progetti che poi io vado a realizzare nel paese di destinazione, non nel mio paese d'origine. Quindi è assolutamente importante che il partenariato sia un partenariato legato al paese in cui vado a realizzare il progetto. E quindi qui mi chiede proprio di parlare dei miei partner e di andare appunto a dire chi sono questi partner e che cosa fanno. Vedete che devo sottoscrivere sia io che i miei partner una dichiarazione in cui appunto c'è una sorta di benestare da parte dei partner e volontà da parte dei partner stessi di partecipare al progetto, se no di che cosa stiamo parlando? Cioè, altrimenti io sto presentando un progetto di cooperazione internazionale senza partner, non ha assolutamente senso. Vi stavo dicendo che questo era il formulario relativo al concept note, ma oltre a una volta, diciamo, approvato il concept note, io devo poi compilare il formulario, quello completo. Il formulario completo che ovviamente in cui vado a raccontare non soltanto, intanto devo presentare il budget di progetto, ma soprattutto devo andare a raccontare la metodologia che ho utilizzato per realizzare le azioni progettuali. E andrò anche a elencare le mie azioni e a identificarle, cioè a spalmarle, ecco, dal punto di vista temporale su un Gantt che qui ho rappresentato. Dopodiché mi si chiede di andare a valorizzare l'aspetto del valore aggiunto europeo, ma non solo, della complementarità che abbiamo visto prima e a raccontare la mia esperienza in ambito di progettazione europea. Ancora una volta ricordo che i progetti comunque sono finanziati dalla Commissione, la Commissione vuole essere certa che io comunque abbia fatto qualche esperienza nell'ambito europeo, quindi non sia un partner
che non ha mai realizzato, non ha esperienza in ambito europeo. Questi sono praticamente, questa è tutta la modulistica legata ai partner di progetto, cioè chi sono e cosa fanno, e dopodiché ci sono le dichiarazioni, i cosiddetti mandate, con cui appunto il partner va a dare, a sottoscrivere il mandato, va a dare il mandato a noi di rappresentarle in questo progetto, nei rapporti che poi si avranno con la Commissione europea, aspetto su cui andremo a lavorare più avanti. Allora, una volta diciamo visto questo aspetto, spero di avervi condiviso il formulario, non sono sicura di averlo fatto vedere, mi auguro di sì. Comunque il formulario che vi ho adesso illustrato lo trovate tra i materiali del modulo. Un bando legato al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dell'Emilia-Romagna. Emilia-Romagna che praticamente cosa ha fatto? Attraverso la Giunta appunto ha approvato la pubblicazione di questo bando, mi sembra che la volta scorsa gli abbia fatto vedere il programma sì, ve l'ho fatto vedere sicuramente, il programma operativo della regione Emilia-Romagna che viene finanziato con i fondi strutturali, quindi i fondi europei di sviluppo regionale. E all'interno di questi fondi ci sono due assi che possono interessare, l'asse 5 e l'asse 6. L'asse 5 che riguarda la valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali, e l'asse 6 che riguarda invece l'aspetto più urbano, cioè legato allo sviluppo di riqualificazione culturale all'interno degli ambienti urbani. Questo è un bando per progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali e vedete che più o meno è fatto come un bando a gestione diretta della Commissione europea, nel senso che si inizia dalle finalità di questo bando e dall'ambito di intervento individuato. E anche perché, essendo fondi strutturali, come vi ho detto la volta scorsa, quindi fondi legati alla coesione europea, la ricaduta di questi fondi è una ricaduta locale, quindi io andrò a sviluppare questi progetti all'interno di aree che in questo caso la regione mi dice, cioè non potrò presentare un progetto se non faccio parte vabbè, in questo caso si parla di patrimonio naturale, ma anche per il patrimonio culturale la stessa cosa, mi dice subito quali sono le aree che interessano questo bando, quindi se non rientro in queste aree è inutile che io, cioè non posso presentare il progetto ovviamente. E poi cosa mi dice? Mi dice quali sono le caratteristiche che assolutamente devono essere contenute nel progetto che presento. Quindi una chiara destinazione d'uso dell'attrattore valorizzato, l'accessibilità e fruibilità dei luoghi proposti, in particolar modo legato a soluzioni attente ai temi della disabilità, impatti dell'innovatività a livello turistico. Poi mi dice i soggetti beneficiari di questo bando, la durata dei progetti e le spese ammissibili dei progetti stessi. Dopodiché ci dice ancora una volta le presentazioni delle proposte, come devono essere fatte. Anche qui c'è una piattaforma informatica per la presentazione, ma noi il formulario comunque lo vediamo lo stesso perché c'è un formulario cartaceo. E poi mi dice anche le fasi di valutazione quando si concludono. Ancora una volta la tempistica di conclusione della fase di valutazione è assolutamente importante perché mi dice più o meno come devo impostare il mio Gantt di progetto. E poi altro aspetto importantissimo legato ovviamente alla valutazione. Quindi mi dice come vengono valutati i progetti che ancora una volta, come vi ho detto prima, con il fondo, con il programma Europa Creativa, quindi con la Poli Europa Creativa,
sono aspetti fondamentali su cui devo lavorare quando scrivo il mio progetto. Quindi qui viene premiata molto la qualità tecnica del progetto e che è composta dall'analisi della domanda, quindi devo stare attenta al target che includo, ma soprattutto devo andare a lavorare, vedete, i 15 punti vengono dati all'innovatività del prodotto turistico, alla qualità economico-finanziaria del progetto, alla capacità di integrazione degli interventi nella filiera turistica regionale. Questi sono tutti aspetti da tenere in considerazione subito nel momento in cui leggo il bando. Prima ancora di capire se rientro o non rientro, anzi, forse la seconda cosa che devo fare è proprio andare a vedere come vengono poi distribuiti, come avviene poi la valutazione del progetto. Adesso vediamo una call gestita dal comune. È il caso della città di Bologna che è assegnataria di finanziamenti europei che gestisce direttamente. Cosa vuol dire gestisce direttamente? Significa che invece di avere come interfaccia la regione, è il comune stesso che assegna questi fondi. Quindi vediamo invece, a differenza, diciamo, nella regione, come è fatto un bando di natura comunale, se vogliamo, cioè gestito da una città metropolitana. Questo è un bando che va comunque, anche in questo caso, a finanziare la cultura, perché va a coprire progetti di cultura, tecnica, di innovazione sociale, e i beneficiari dei finanziamenti non saranno i comuni, perché è il comune di Bologna stesso che mette a disposizione questi fondi, ma saranno associazioni del terzo settore. Quindi, comune di Bologna ancora una volta che inizia a, come è stato, diciamo, per il bando pubblicato alla Commissione di Europa, legato all'Europa Creativa, anche in questo caso l'introduzione che si fa al bando è quello legato al matching tra il bando stesso e i fondi del PON, nel senso che il contesto è l'analisi, diciamo, di contesto è come il PON vada a finanziare dei quartieri specifici di una città o di un'area metropolitana, perché ancora una volta ci deve essere quel collegamento tra le politiche europee e ovviamente le mie politiche più legate alla mia città. Dopodiché c'è una descrizione di quello che il comune vuole andare a finanziare. Quanti progetti andrà a finanziare, quindi parla appunto di 17 azioni, dopodiché parla dei destinatari, quindi va subito nello specifico a dirci quali sono i soggetti ammissibili a questo bando, ma soprattutto, ancora una volta, vi do come suggerimento quello di analizzare nello specifico molto tecnicamente se siamo soggetti ammissibili oppure no, quali sono le condizioni dei bandi, perché in questo caso cosa ci dice qui? Un aspetto importante ci dice che noi non possiamo partecipare con dei partner, cioè possiamo e dobbiamo forse partecipare in partenariato, ma per farlo dobbiamo costituire delle ATI. Infatti ci dice che ammesso il partenariato, nel caso di progetti svolti in partenariato tra più soggetti, questi devono aggregarsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo. Significa che il partner qui, a differenza del bando che abbiamo visto a gestione diretta, deve essere un partner che entra con me in ATI, altrimenti non sono ammissibile se non tengo presente questo aspetto. Ci dice all'articolo 5 che il progetto deve essere di natura legato alla cultura tecnica e all'innovazione sociale. E cosa va a finanziare questo bando? Va a finanziare i servizi di prossimità. Va a finanziare azioni legate alla formazione professionale e all'istruzione, va a finanziare interventi legati ai servizi sociali,
va a finanziare l'integrazione sociale dei migranti piuttosto che la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità, all'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Cioè, il mio progetto deve comunque rispondere a una o più di queste azioni, altrimenti è inutile che lo presenti. Queste azioni poi ovviamente diventano e sono collegate al discorso della valutazione che vi ho detto precedentemente. Qui i punti vengono dati soprattutto la qualità, la fattibilità della proposta progettuale. Infatti vengono dati 18 punti sull'innovatività dei servizi che vengono offerti e sul modello di governance, ma anche 14 punti al fatto che ci siano dei sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati. Perché è importante leggere questi aspetti e tenerli subito in considerazione? Perché sono aspetti valutativi sui quali che devo assolutamente inserire nel mio progetto. Perché se il valutatore guarda e dà 14 punti su questo aspetto, significa che io intelligentemente devo inserire come partner di progetto un istituto, normalmente un istituto di ricerca, che sia in grado di farmi un sistema, un piano di monitoraggio e di valutazione accurato sul progetto che sto presentando. Perché se il mio progetto non è dotato di questo sistema, è difficile che riuscirò a raggiungere il finanziamento. Poi, altro aspetto da considerare, che assolutamente, vabbè, oltre a far parte di questi distretti, perché i progetti devono essere realizzati nei distretti che vengono evidenziati nel bando, è re relativo ai finanziamenti. Vi ricordate che vi ho detto prima con Europa Creativa che devo andare a vedere il budget che è stato messo a disposizione, per capire anche se vale o non vale la pena presentare un progetto, perché è una competizione di 27 paesi. Qui non ho 27 paesi che partecipano, però comunque è importante che io sappia che è previsto il finanziamento di 11 progetti. Quindi devo capire anche qui un po' la portata, anche perché essendo a livello locale so anche quali sono gli stakeholder locali che potrebbero avere l'appetito di presentare un progetto su questo bando. Un altro aspetto assolutamente da considerare è la sovvenzione che viene data, perché la sovvenzione va da un minimo di 80.000 euro fino a un massimo di 100.000 euro. Vuol dire che io non potrò partecipare, cioè chiedere al Comune di Bologna un finanziamento superiore. Quando si leggono i bandi e si ha la fretta di mettersi a scrivere il progetto perché non si è preparato prima, è un aspetto che non viene considerato e quindi è un aspetto però che fa sì che il valutatore poi esclude il nostro progetto e il progetto non viene finanziato. Perché se io poi come finanziamento chiedo, diciamo, un finanziamento superiore ai 100.000 euro, il valutatore neanche lo legge il nostro progetto, ma lo scarta immediatamente, perché vuol dire che noi non abbiamo prestato attenzione ai contenuti del bando stesso. Dei criteri di valutazione che abbiamo visto prima, mentre viene premiata l'esperienza in ambito progettuale, quindi aver realizzato progetti per pubbliche amministrazioni e saper gestire quindi la rendicontazione di questi progetti, in questo bando invece non viene premiato il cofinanziamento. Quindi, mentre ci sono dei bandi finanziati con fondi a gestione indiretta che premiano la quota di cofinanziamento che uno mette a disposizione, in questo caso il Comune di Bologna ha deciso di non premiare il cofinanziamento. L'altro aspetto fondamentale, perché ci aiuta a delineare dal punto di vista te delle tempistiche il nostro progetto, è come viene erogata, come vengono erogati i fondi. La prima tranche viene erogata nel momento in cui riusciamo a raggiungere il 15% della spesa. Significa che quando facciamo un Gantt e troviamo nel bando una descrizione così accurata delle tranche di finanziamento,
Vuol dire che dobbiamo avere la capacità di organizzare le azioni in modo tale che la spesa avvenga subito in maniera molto rapida. Perché se noi partiamo praticamente con poca copertura finanziaria, dobbiamo avere subito la capacità di fare delle azioni con cui spendiamo e queste spese vengono subito quietanziate in modo tale da raggiungere subito il 15% della spesa per le azioni progettuali e ottenere quindi la prima tranche di finanziamento. Perché se non raggiungiamo queste percentuali che vengono comunque riportate qui, dobbiamo praticamente finanziarci tutto il progetto e il finanziamento da parte del Comune di Bologna arriverà solo dopo, perché se non, quindi è importante sulla base proprio di come vengono spartite le tranche, vengono organizzate le tranche di finanziamento, organizzare le nostre attività in modo tale che rimaniamo scoperti il meno possibile. Nei fondi a gestione diretta, una prima tranche viene subito data dalla Commissione nel momento in cui andiamo a sottoscrivere la convenzione con la Commissione. Nei finanziamenti a gestione indiretta, difficilmente la quota viene erogata se non prima effettuiamo una spesa e non abbiamo, diciamo, una spesa da documentare e da mostrare alla regione o al comune di riferimento. Anche gli Interreg, quindi quei finanziamenti che vi avevo fatto vedere la volta scorsa, che vengono sempre finanziati con fondi a gestione indiretta e nell'ambito appunto di territori limitrofi o non limitrofi dell'Unione Europea. Anche in questo caso le tranche di erogazione delle quote avvengono sulla base delle spese effettuate, quindi non si ha una pre-quota che viene erogata come avviene invece per i fondi a gestione diretta. Quindi poi vi dice anche qui la tempistica, vi ricordate dentro l'Europa Creativa nel bando che abbiamo visto prima c'è cioè una tabellina, qua invece il Comune di Bologna ci dice quando possiamo dare avvio alle attività, quindi entro 45 giorni dalla data di ammissione, di comunicazione dell'ammissibilità della missione del progetto e la conclusione deve avvenire entro il 31 dicembre del 2020. Questo formulario qui è appunto rientra nel programma operativo regionale, quindi finanziato con i fondi europei di sviluppo regionale dell'Emilia-Romagna. È ovviamente è più facile perché è tutto scritto in italiano rispetto a quello che abbiamo visto prima, che era scritto in inglese. Più o meno i contenuti sono gli stessi di quelli che abbiamo visto prima. Perché ovviamente ci dice di andare ad indicare il titolo di progetto e fare un riassunto del progetto stesso. Normalmente il titolo e l'abstract del progetto sono due aspetti che vengono compilati alla fine, quindi il suggerimento è quello di iniziare praticamente a descrivere il progetto stesso. Questo è un formulario relativo a un bando. Che andava a valorizzare appunto il bando che abbiamo visto prima, legato all'attrattore culturale, quindi ci dice di descrivere il contesto in cui andiamo a realizzare il nostro progetto. Dopodiché, cosa fa? Anche questo formulario entra nello specifico, quindi ci dice quali sono gli obiettivi del progetto, descrivi queste attività di progetto. E vai praticamente a fare una mappatura delle ricadute che questo progetto potrebbe avere sull'ambito territoriale di riferimento. Poi, come fa in quale modo il tuo progetto contribuisce alle politiche europee, agli obiettivi del programma operativo regionale? E qua bisogna praticamente descrivere la coerenza con quelle che sono le politiche. Quindi devo comunque sempre tenere in considerazione qual è il valore aggiunto del mio progetto rispetto a queste politiche.
E non solo, nell'ambito diciamo di finanziamenti con fondi strutturali devo anche presentare l'integrazione e la sinergia che vi è con altri progetti che si svolgono sul mio territorio. Perché ancora una volta quella parolina che abbiamo visto prima, complementarietà, riappare un'altra volta, cioè nel senso è complementare, sì, con quali progetti è complementare il mio progetto? Perché ancora una volta il mio progetto costituisce un mattoncino che contribuisce alle politiche dell'Unione Europea, ma che insieme ad altri progetti che vengono sviluppati nello stesso ambito territoriale va comunque a creare le condizioni affinché vi sia un valore aggiunto di natura europea, insieme con altri progetti che nel territorio si stanno avviando. Ovviamente se sto presentando un progetto che sul territorio non è mai stato realizzato, ma comunque è assolutamente fondamentale e innovativo, questo lo devo dire, il perché la complementarietà non c'è, ma comunque c'è una sinergia e va a completare comunque delle azioni che sul territorio vanno nella direzione del mio progetto stesso. Dopodiché andrò a descrivere qual è la tempistica di realizzazione. Io posso svolgere e posso farmi finanziare dei progetti non soltanto cioè legati allo scambio di buone pratiche, ma progetti strutturali, no? E ovviamente, essendo opere pubbliche, io qui devo andare praticamente a inserire delle date legate alla progettazione dell'opera stessa. Attenzione che su alcuni bandi le regioni chiedono che si parta da progetti che hanno già un preliminare approvato. Quindi per alcuni bandi finanziati dai fondi strutturali, dai fondi a gestione indiretta, io devo avere già una progettazione preliminare fatta, altrimenti non posso presentare il progetto. E questo sta sempre più prendendo piede, anche perché si è notato che purtroppo l'Italia ha difficoltà a spendere questi soldi legati alla coesione europea, proprio per lungaggini amministrative legate appunto alle gare necessarie quando si fanno opere ovviamente di riqualificazione e non solo. Pertanto sempre più spesso le regioni tendono ad erogare questi finanziamenti partendo proprio da un preliminare approvato, altrimenti difficilmente si può presentare il progetto su quell'opera senza preliminare. Dopodiché, ovviamente, qua riporto nel quadro economico le spese, che viste così sembrano abbastanza semplici, diciamo, da riportare, però dietro ovviamente hanno un quadro economico molto più articolato, molto ben articolato. E dopodiché anche in questo caso ci dice appunto di inserire la modalità di finanziamento partendo dal fatto che ancora una volta il cofinanziamento legato a fondi europei non finanzia al 100%, come potete leggere qui, quindi l'80% viene coperto da risorse del programma operativo regionale, il resto, il 20% restante, è a carico mio. E devo dimostrare, tra l'altro, all'interno del formulario, questo lo chiedono quasi tutti i fondi, cioè quasi tutti i fondi gestiti a gestione indiretta, ma non solo a gestione indiretta, ma soprattutto quelli a gestione indiretta, comunque, la sostenibilità finanziaria. Mentre diciamo nei fondi a gestione diretta la Commissione ci chiede la sostenibilità quindi futura del progetto, qui invece ci chiede la sostenibilità più vista diciamo in ambito finanziario, più diciamo che come progetto europeo. Quindi qua dobbiamo andare a dimostrare come il nostro progetto si inserisce in un contesto più ampio.